Giovannin senza paura, un libro raccontato da Roberto Piumini. C'era una volta un ragazzino che non aveva paura di niente. Lo chiamavano Giovannin senza paura. Un giorno disse: «Parto per il mondo, chissà se trovo qualcosa che mi possa spaventare». E allora partì. Una sera arrivò ad una locanda e chiese un posto per dormire. «Posto non ce n'è», disse il locandiere, «ma se non hai paura, ti mando in un palazzo vicino». «E perché dovrei aver paura?» «Lì accadono cose tremende. Chi ci è andato ne è uscito morto di spavento. Al mattino la compagnia della bara è andata a prenderlo». «Ah sì?» disse Giovannino. Poi chiese lume, salsiccia, vino, andò al palazzo e si mise a mangiare. A mezzanotte una cupa voce dal camino si fece sentire e disse: «Butto!» Giovannino, senza alzare la testa dal piatto, disse: «Butta!» Dal camino cascò una gamba d'uomo. Giovannino alzò il bicchiere e bevve. La cupa voce disse di nuovo: «Butto!» «Butta!» rispose Giovannino, tagliandosi una fetta di salame. Dal camino scese un'altra gamba e Giovannino si mangiò la fetta. La cupa voce disse ancora: «Butto!» e Giovannino: «Butta!» Dal camino cadde un braccio e Giovannino si stuzzicò i denti con una paglia. «Butto!» disse la cupa voce. «Butta!» Dal camino scese un altro braccio e Giovannino si mise a fischiettare. «Butto!» «Butta!» Cadde un busto che si attaccò a gambe e a braccia e Giovannino riempì il bicchiere. «Butto!» «Butta!» Una testa si aggiunse al tronco. «Salute!» disse Giovannino e brindò. «Prendi il lume e seguimi!» disse l'omaccione. Giovannino prese il lume, ma restò fermo. «Passa avanti!» disse l'omaccione. «Passa avanti tu!» disse Giovannino. «Passa tu!» ripete l'omaccione. «Passa tu!» ripete Giovannino. L'omaccione andò avanti e attraversarono il palazzo con Giovannino dietro che faceva luce, finché arrivarono ad una porticina. «Apri!» disse l'omaccione. «Apri tu!» disse Giovannino. L'omaccione diede una spallata e la porta si aprì. C'era una scala a chiocciola che scendeva. «Scendi!» disse l'omaccione. «Scendi tu!» disse Giovannino. L'omaccione scese e Giovannino gli andò dietro. Di sotto, sul pavimento, c'era una lastra di pietra nera. «Alzala!» disse l'omaccione. «Alzala tu!» disse Giovannino, e quello la sollevò come fosse una foglia. Sotto c'erano tre pentole piene d'oro. «Portale su!» disse l'omaccione. «Portale tu!» disse Giovannino. L'omaccione scese e le portò di sopra una alla volta. Quando le ebbe portate, disse: «Giovannin dal fermo cuore, l'incantesimo ora muore!» Si staccò una gamba e sparì nel camino. E poi l'altra, e via per il camino. «Di queste pentole, una è per te, una per la compagnia, la terza per il primo povero che passa», disse l'omaccione. E subito gli si staccò un braccio, e poi l'altro, e poi il busto, e volarono su per la cappa. «Il palazzo, tienilo per te», disse la testa, e volò su per il camino. Dopo un poco venne la luce dell'alba e si sentì il canto del Miserere Mai Domine. Era la compagnia che con la bara veniva a prendere Giovannino, credendolo morto di paura. Invece lui era al balcone e fumava la pipa. Così Giovannino diede una pentola a loro, una al primo povero che passò, e la terza la tenne per sé nel suo palazzo e visse a lungo e non ebbe mai paura fino a 110 anni. Quando ebbe 110 anni ed un giorno, così si racconta, gli capitò di voltarsi e vedere la sua ombra sul muro e allora si spaventò e morì. Come capita a tutti prima o poi su questa terra. Questa è la storia e l'ho raccontata. C'è chi l'ha letta e chi l'ha ascoltata.